abbiamo avuto qualche piccolo problema con il microfono, vi siete accorti che non c'è il microfono, ecco, quindi vi chiedo, ma so che lo farete, il silenzio, perché come si sente la mia voce si sentirà sicuramente anche la voce di questi signori, poi ci sarà il supporto visivo e quindi andrete a casa e racconterete ai vostri mamma e papà quello che avete fatto stamattina, ok? Allora, intanto magari Franco sta arrivando con qualche buona notizia? No. Quindi, intanto cominciamo così. Poi se riusciamo a... Prego. Ok. Prima di tutto ci presentiamo. Io sono Ezio e lei è Paola. Siamo due operatori della Solidarietà Provalente. La cooperativa inizierà il servizio qua. No? Servizio di raccolta porta a porta. Quello che adesso vi facciamo, vi presenteremo questo filmato in cui ci sono già delle slide con delle scritte dei prodotti, vi presenteremo tutti i prodotti che raccoglieremo. Semmai dopo ogni prodotto ci fermiamo un attimo, fermiamo il filmato, se avete delle domande da fare le potete fare, va bene? Io darò ulteriori spiegazioni se vi occorrono, dopo ripartiamo con un altro prodotto. Alla fine, se ci sono ancora domande... Scusate. Alla fine di tutto, se ci sono altre domande, vi daremo le risposte, risponderemo a tutto quello che voi volete e vi daremo un questionario semplice da fare. Ve lo portate in classe e poi semmai lo verremo a riprendere. È un questionario molto semplice, anonimo, cioè non dovete mettere il vostro nome, va bene? Però vi serve per capire, per vedere se avete capito quello che noi vi abbiamo presentato. Va bene? Solidarietà Provagliese presenta la raccolta porta a porta integrale. Cosa possiamo differenziare? La plastica. Che cos'è la plastica? Sono bottiglie, tappi, vasetti dello yogurt. La plastica è una sostanza organica che nasce da risorse naturali, quali il carbone, il sale comune, il gas, il petrolio. Dove si raccoglie la plastica? La plastica è un materiale che può essere raccolto negli appositi sacchetti colore giallo oppure conferita liberamente alla piattaforma ecologica. La carta. Che cos'è la carta? È composta principalmente da fibra cellulosa ottenuta da legno, stracci, carta riciclata. Dove si raccoglie la carta? Deve essere imballata
oppure conferita liberamente alla piattaforma ecologica. Sai perché è importante riciclare la carta? Adesso abbiamo fermato un attimo perché vi avevo detto che mi fermavo ogni volta che c'era un prodotto. Allora, la plastica. Avete qualche problema, qualche dubbio sulla plastica, su dove metterla? Nessuno. Quindi tutti a posto. Nella carta siete. Avete qualche dubbio, qualche problema? Sulla plastica. Sulla plastica, sì. La plastica, come ha detto la maestra, voi finora raccogliete solamente la plastica quella rigida. In verità anche gli involucri come questi, delle caramelle, delle brioche, no? Vanno bene, possono essere messe nella plastica. Nella plastica vanno messe anche le vaschette, quelle che usate per la carne, per gli affettati. Non è polistirolo, perché se voi lo spezzate non fa le palline. No? Si sfoglia ma non fa le palline, sembra polistirolo ma non è polistirolo. Anche il polistirolo in quantità minime, quando è in imballaggio, può essere messo insieme alla plastica, altrimenti deve essere conferito alla piattaforma ecologica. Per capire principalmente se un materiale va bene nella plastica o meno, vi dovete fare semplicemente una domanda: ha contenuto un qualcosa? Se la risposta è sì, vuol dire che è un imballo e quindi va bene nella plastica. Se la risposta è no, vuol dire che non è imballaggio in plastica e deve essere conferito in un altro. È sempre plastica ma di un altro tipo. Esempio, la briochina ha contenuto la briochina, l'acqua ha contenuto l'acqua. I giocattoli in plastica dura possono andare bene? Bravissimi. Le biro, la plastica della biro, ha contenuto qualcosa? Però è un prodotto in plastica dura, non è un imballaggio. Quindi principalmente dovete porvi la domanda: ha contenuto un qualcosa? Se la risposta è sì, va bene nella carta, nella plastica. Se la risposta è no, va conferito alla piattaforma ecologica, che è plastica dura. Altra spiegazione sulla plastica. Altri due prodotti che non sono propriamente degli imballaggi, ma vanno da luglio dell'anno scorso, vanno messi insieme alla plastica, sono i piatti di plastica e i bicchierini di plastica. Devono essere puliti, cioè non lavati, però non devono contenere altro materiale, ma possono andare nella plastica. Cosa ti dice la carta? Cioè cosa? Cosa vuol dire essere imballata? Cosa vuol dire essere imballata? Allora, la carta, quando si dice imballata, vuol dire essere messa in un pacco, incartata, o messa nelle scatole, oppure in contenitori rigidi, come quelli che avete già voi. Mi sembra di aver visto, adesso venendo qua, che avete fuori la raccolta differenziata. No? Avete un contenitore, mi pare, grigio, dove mettete la carta? No? Cartone, ho visto alcuni che avevano dei contenitori grigi pieni di carta, per cui pensavo che fosse come quello. Comunque, la legate, la impacchettate, oppure anche nelle borsine, quelle di carta che vi danno al supermercato, quelli lì vanno benissimo. Va bene? Ecco, sì, importante, non deve essere messa in borsine di plastica, perché altrimenti non possiamo prenderla. Perché è importante riciclare la carta? Per la fabbricazione della carta vengono abbattuti moltissimi alberi, consumata tantissima acqua e elevata quantità di energia elettrica.
sapete cosa serve per produrre un chilo di carta, 1000 chili di carta non riciclata? 15 alberi, 440.000 litri d'acqua, 7.600 kWh di energia elettrica. Invece, per produrre 1000 kg di carta riciclata, non serve nessun albero. Bastano 1.800 litri d'acqua e solo 2.700 kWh di energia elettrica. Il vetro, carta, avete qualche dubbio sulla carta? Dimmi. No. Ecco, la carta deve essere pulita, non può essere carta oleata, non deve avere, non deve contenere il prodotto che magari imballava, tipo anche quella delle, prendete quella del prosciutto per esempio, che c'è quella carta che è doppia, no? Anche quella lì non va bene. Va bene il tetrapack, cioè il tetrapack sono tutti i bricchetti che contengono il latte, per esempio, il succo di frutta. L'accortezza è togliere il tappino di plastica che chiude il bricco del latte o della del succo di frutta. Altre carte che non si possono mettere, la carta da forno, che è sempre oleata, sempre. Dimmi. Usano per farlo? Per fare la carta usano principalmente legno, no? Per farla nuova usano legno, usano stracci se li riciclano o usano altra carta per riciclarla, ma viene per tutto il prodotto, no? Per poter fare la carta vengono usate anche altri materiali tipo l'acqua, no? Tipo l'energia elettrica e soprattutto gli alberi. Le copertine della scuola no, non vanno nella plastica, vanno buttate da un'altra parte che dopo vedremo, però non vanno buttate perché non sono degli imballaggi, come aveva spiegato prima Paola. Sì. Allora, sì e no, nel senso che ci sono alberi che sono più adatti a fare la carta, per un semplice motivo, sono da crescita molto rapida. I pioppini spesso sono utilizzati per fare la carta, perché sono alberi che crescono velocemente, che non servono a molto se non per questo materiale qua. Vedremo dopo, però va buttata nel resto. Quello che non potete riciclare, quello che non può essere recuperato, va buttato nel sacchetto grigio che vedremo dopo. Anche la carta d'alluminio, la carta di spagnolo va nel vetro. Esatto, nel vetro, adesso vedremo, insieme al vetro adesso lo vedremo, vetro e lattine, vi spieghiamo anche dove va la carta spagnola e tutto. Il vetro. Che cos'è il vetro? Un rifiuto importante di punto pulito, composto da sabbia, sode calcare fuse insieme a temperature molto elevate. Come si raccoglie il vetro? Il vetro prodotto consumato deve essere inserito nell'apposito contenitore blu. L'alluminio. Che cos'è l'alluminio? È un elemento che in natura non si trova allo stato naturale, ma è combinato con altri elementi.
Il materiale che contiene una grande quantità di ossido di alluminio è la bauxite. Sai per quale motivo l'alluminio è molto utilizzato? L'alluminio è leggero, infrangibile, resistente alla corrosione, protegge dalla luce, protegge dall'aria, protegge dall'umidità, protegge dagli odori, non è tossico. Come si raccoglie l'alluminio? L'alluminio prodotto consumato deve essere messo, inserito nel contenitore blu insieme al vetro, oppure conferito liberamente alla piattaforma ecologica. Alluminio e vetro saranno separati successivamente al recupero finale. Domande? La bauxite è praticamente un minerale che contiene tanto ossido di alluminio, per cui da questo minerale estraggono l'alluminio. Non ho capito. Dimmi? Cioè, del caffè lo vediamo dopo. Va bene? Andiamo avanti con i prodotti che stiamo vedendo, quindi l'alluminio, dimmi. La pellicola, no, allora, distinguiamo, quelle di alluminio, no? Come diceva la maestra prima, vanno nell'alluminio. L'altra pellicola, quella che serve tante volte per coprire la carne, da mettere poi nel freezer, così, quella va nella plastica. Sì. E alluminio anche la carta che avvolge il cioccolato? Dipende, tante volte sì, altre volte invece è composta da con carta, color alluminio, però sì, però tante volte è composta, quindi come quella delle, va bene nell'alluminio, sì. Sì, quella sì. Anche il coperchietto dello yogurt? Sì, sì. Sì, sì, sì. Quindi, come diceva la maestra, il coperchietto dello yogurt, quello in alluminio, che lo riconoscete perché quando lo schiacciate rimane di quella forma lì, va nell'alluminio con il vetro. E le tazzine del caffè sono di ceramica, no? E quindi vanno messe da altre parti che dopo vi diremo. Sì, però non va nel vetro, perché è una specie ma non è vetro. Va bene? Lo vediamo, perché è un altro prodotto. Sì, è un altro prodotto che vediamo dopo. Non va nel vetro, comunque non va nel vetro. Il cartone della pizza, l'importante è che sia pulito, va nella carta. L'importante è che non ci siano dentro i masoli di pizza come tante volte si trovano. Dimmi? Dimmi. Se i bicchieri, anche se sono colorati, ma sono di vetro, vanno nel vetro. Va bene? Sì? Dov'è che va? La scatola grossa di cartone
può essere utilizzata a raccogliere l'altra carta messa fuori sulla porta, che viene raccolta con l'altra carta, anche se è grossa. Va bene? No, le bottiglie di plastica potete lasciarle tali e quali come le trovate, quindi le schiacciate, è meglio schiacciarle perché così fanno meno spazio. Ecco, anche quello di togliere i tappi, non è obbligatorio togliere i tappi perché vengono riciclati dopo, comunque sempre quando al riciclo finale vengono recuperati, perché è un altro tipo di plastica rispetto alla bottiglia. Va benissimo lo stesso. Sì. Un'altra cosa che insieme noi abbiamo parlato del vetro e dell'alluminio, ma in questo contenitore blu vanno anche tutto lo scatolame di piccole dimensioni, quindi lo scatolame che contiene il tonno, lo scatolame dei caffè per esempio, oppure cioè, tante volte ci sono le scatole quelle di ferro, di metallo, no? Del caffè, contenitori dei fagioli, dei pomodori pelati, dei piselli, tutti quei contenitori lì vanno messi nel vetro e l'importante è che non contengano materiale. Puliti. In questo secchio le cose vanno messe sfuse, non vanno messe con dentro altri sacchetti, vanno messe proprio così come le trovate. Va bene? Dimmi. La carta che non viene riciclata viene bruciata o buttata via ed è uno spreco, perché vuol dire che invece che avere due alberi in più ne avremo due alberi in meno, perché la carta ci serve. Le stoviglie di vetro. Le schede telefoniche le vediamo dopo, perché non è un prodotto che si vede adesso. Andiamo avanti, vediamo altri prodotti, così magari vi cambia l'idea. Dimmi, dai. Il vetro? Ah, se è anche appuntito. Sì, il vetro anche rotto può andare in quel secchio lì. Il secchio è rigido, un contenitore rigido, per cui sì, anche se appuntito. Niente, andiamo avanti con un altro prodotto. State attenti adesso che vengono fuori gli altri due prodotti che sono un po' più complicati, no? Adesso vediamo la polso. La polso cos'è? È la frazione organica rifiuti solidi urbani, cioè tutti gli scarti alimentari. Come fare a differenziare questo rifiuto? Inserire il rifiuto all'interno dell'apposito sacchetto in materbino. Successivamente inserirlo nel contenitore marrone. Perché è importante separare la polso dal resto del materiale? Perché questi rifiuti saranno destinati al compostaggio, trasformandosi così in concimi naturali. Allora, la polso è
E infatti il nome lo dice, frazione organica, rifiuto solido urbano. Va bene? Cioè qua vanno dentro tutti gli scarti della cucina. È molto importante fare questa separazione perché da questi scarti si ottiene un ottimo concime naturale che viene chiamato compost. Lo potete anche fare a casa. Chi avesse il giardino può utilizzare un contenitore adatto che si chiama compostiera per fare il compost. Dimmi. Sì, infatti c'è scritto forse. Il sacchetto in Mater P è un sacchetto biodegradabile, non è plastica. Biodegradabile vuol dire che si distrugge, che si frantuma, che si scioglie, no? E non rimane in natura. Va a far parte anche lui dopo del compost. Questo qui è fatto col mais. Avete la mensa qua? Sì, avete la mensa. Esatto. Allora, a scuola farete anche voi la raccolta differenziata, che sarà non importante, super importante. Perché verremo a controllare personalmente come fate a differenziare durante la ricreazione. Ok? Vi verranno consegnati i contenitori della carta, vi verranno consegnati i sacchetti per la plastica, i contenitori delle merendine dove li mettiamo? E il vetro invece no, perché il vetro non lo avrete, quindi mi raccomando, a scuola farete questi rifiuti. Qualche mattina verranno consegnate comunque sia il contenitore blu, l'alluminio, la stagnola, potete metterla nel contenitore blu. Quando è pieno passiamo. In ogni classe ci saranno i sacchetti dove farete la vostra raccolta differenziata classe per classe. I torsoli della mela, come dice la maestra, non so quanti mangeranno la frutta, però sembra che qua tanti mangiano la frutta, va bene. I torsoli della mela andranno in quel sacchettino in Mater B, perché sono biodegradabili anche loro, va bene? Sono scarti da cucina, scarti alimentari. Dimmi. Rispondo a tutti e due. Allora, mi hanno chiesto il sacchetto delle patatine. Il sacchetto delle patatine va messo, bravissimi, nella plastica. Gli chiedono gli animali morti. Allora, gli animali morti non vanno messi nella borsa, no? Ci sono altri, diciamo, altre modalità per l'animale. Se è un cane, in genere, lo ritira al veterinario, no? Idem il gatto. Se sono animaletti piccoli, la lucerta, l'uccellino, così lo potete mettere nella borsa, no? Però roba piccola, perché se mi mettete un cane, non va bene.
andiamo adesso, andiamo avanti ancora. La è un animaletto, quindi ci può stare nella forsu, oppure ci può stare anche nello sporco. Allora, adesso guardiamo un, chiamiamolo materiale, che raccoglie solamente il vostro comune, nel senso che il vostro comune ha chiesto di fare anche questa raccolta porta a porta. Siete il primo comune che lo fa. Allora, l'olio vegetale esausto. Cosa sono gli oli vegetali esausti? Sono gli scarti d'olio usato per le fritture oppure usato per la conservazione degli alimenti. Come si raccoglie l'olio vegetale esausto? Deve essere inserito nell'apposito contenitore da un litro, da 1,6 litri. E tutto il resto? Vediamo dopo. Allora, l'olio esausto cosa vuol dire, mi chiedeva la maestra? Quando voi fate friggere le patatine, il pesce, quell'olio lì non va più bene per una seconda frittura, perché si è sporcato, perché ha raggiunto delle temperature già troppo alte, per cui ha perso le sue caratteristiche e quindi fa male. Di solito, tante volte, diciamo, lo buttano nel lavandino, lo buttano nel water, no? Queste cose non vanno bene per un semplice motivo. Intasano le tubature e soprattutto va a inquinare poi la falda, perché viene buttato insieme all'acqua. Va bene? Quando parlavo di olio usato per conservare altri alimenti, stavo pensando all'olio del tonno, no? L'olio di carciofini, visto che ho fatto lo stesso esempio che ho fatto io, l'olio dei carciofini, dei funghetti, tutto quell'olio che trovate nei vasetti, no? Nei vasetti che andate a comprare al supermercato o che i vostri genitori magari prendono i funghi, li fanno, mettono sotto aceto, poi li coprono di olio. Quell'olio lì dopo lo buttate via e va messo in questo contenitore. In questo contenitore non va assolutamente l'olio che viene utilizzato per i macchinari, tipo l'olio della macchina, l'olio del motorino, tutti quegli oli lì non vanno bene perché non è olio vegetale, ma è un olio di un altro tipo. Anche l'olio, come gli altri prodotti, può essere portato liberamente anche all'isola ecologica, alla piattaforma ecologica, perché può essere raccolto anche lì. Adesso. Allora, un altro prodotto che sempre il vostro comune chiede di raccoglierci, di raccogliere porta a porta, sono i RAE e i NEON. Adesso vi spiego cosa sono i RAE. La mia collega sta usando un RAE. Il computer è un'apparecchiatura elettronica, quando è esausto, quando non va più bene, che lo volete buttare via, lo si può portare o all'isola ecologica, cioè alla piattaforma ecologica, oppure metterlo in un sacchettino che vi consegneremo, che troverete, che è un sacchettino trasparente, e ve lo verremo a raccogliere porta a porta. Questi qui devono essere dei piccoli elettrodomestici, non devono superare i 5 kg, perché altrimenti, a parte il fatto che non ci starete, però. Allora, esatto, la lavatrice, il televisore, sono anche loro RAE, però sono di grandi dimensioni. Anche la lavastoviglie è un RAE. La radio, la radiolina, il telefonino, sono tutti RAE e vanno tutti messi in questa sacchetto, non la lavastoviglie perché non ci sta, però. L'aspirapolvere, va bene? E poi anche il neon.
anche i neon possono essere raccolti porta a porta, messi sempre in quel sacchetto, e c'è il giorno di raccolta che troverete sul calendarietto che vi consegneremo. Sì. Sì. I neon sono le lampade, quelle lunghe, tante volte che trovate le lampade, quelle che avete, ecco, dice la maestra, quelle che avete in classe. Sì. Allora, i computer piccoli come quello della mia collega vanno bene, i computer quelli un po' più grossi non vanno bene. L'olio del tonno va messo in quel contenitore verde e il tonno va mangiato e la scatoletta va messa invece nel contenitore blu. Allora, adesso guardiamo tutto il resto che non abbiamo visto finora, dove lo mettiamo? Cioè, quello che non siamo riusciti a differenziare, dove lo mettiamo? Sarà ridotto a minime quantità, verrà inserito nel sacco grigio e successivamente inserito nel contenitore grigio. Perché è importante riciclare. Si risparmiano le materie prime, si riducono le estrazioni minerarie, si riduce l'accumulo di sostanze nocive nell'ambiente, si risparmia energia, si ottiene un risparmio economico sullo smaltimento dei rifiuti. Se voi da casa e anche da scuola differenziate, noi passeremo a ritirarli nelle vostre abitazioni e li porteremo al recupero insieme. Faremo la differenza. Allora, quando ho detto che l'RSU sarà, che vuol dire rifiuto solido urbano, sarà ridotto in piccole, in minime quantità, è che se voi avete fatto un lavoro, una differenziazione fatta bene, non vi rimane molta roba da mettere dentro. Lo spazzolino da denti, per esempio, quando lo cambiate, le lamette da barba per i vostri genitori, sì, l'abiro, la maestra vi ha chiesto l'abiro dove le mettiamo, in questo contenitore qua. Anche i tubettini della colla, quelli che non si possono più schiacciare, ma quelli rigidi, gli astic, perché tante volte contiene dentro ancora colla, perché non riuscite a tirarla fuori tutta, buttatela nel grigio, nel sacchetto grigio. La tempera della matita, siccome è legno, potrebbe andare tranquillamente nella forsu, nella forsu, per essere recuperata come concime. Sì, allora nella forsu, quando si può anche buttare i fazzoletti di carta, no, usati, li potete buttare tranquillamente nella forsu. Anche la carta che non sia oleata però, ma la carta sporca di tagliolino di carta che avete usato in mensa, lo potete buttare nella forsu tranquillamente, perché si degrada. Okay.
Allora, mi hanno chiesto magliette, cioè vestiti, vestiti, scarpe, zaini, gli zaini che smetterete di utilizzare alla fine della stagione scolastica, dove vanno messi. Ci saranno dei contenitori presso sul territorio, sono dei contenitori gialli in cui potete mettere questi materiali che vengono poi recuperati se sono ancora buoni, altrimenti vengono utilizzati come stracci. Ecco, anche le medicine scadute, che non abbiamo trattato qua perché a scuola non dovreste averne più di tante, penso. Le medicine scadute vanno, ci sono dei contenitori presso le farmacie comunali, presso le farmacie del comune, in cui potete metterle dentro. Il contenitore della medicina, cioè la scatolina di carta, voi togliete lo stick, quello che contiene quella pastiglia, togliete il contenitore di carta e va messo nella carta. Lo stick delle pastiglie, se è finito, se è vuoto, lo mettete nella plastica. Se è di plastica oppure nell'alluminio, cucciato il vetro, se è di vetro. Cosa sono? I cibi scaduti cosa sono? Scarti alimentari. Quindi nella Porsu. Sì? Sì. Se è vuoto fa o nella plastica o nell'alluminio, secondo come fa. Sì? La scatola delle sigarette, se c'è dentro lo sporco delle sigarette va buttato nella borsa, nell'RSU, nel grigio. E la scatola delle sigarette è cartone, carta, lo buttate nella carta. No, nella carta, scatolone di carta. Di che cosa sono fatti? Se sono di vetro, ma non è il vetro. No, vanno puliti il più possibile. Se sono in plastica, vanno nella plastica. Allora. Ah, allora, la tazzina di ceramica e il piatto di ceramica vanno messi, se sono in piccole quantità, nel sacchetto nell'RSU. No? Altrimenti vanno, e sarebbe meglio, andrebbero portati alla piattaforma ecologica dove c'è un contenitore apposta per gli inerti. Gli inerti cosa sono? Non sono altro che tutto il materiale che è derivato dalle costruzioni, materiale come oppure le pentole in coccio, i vasi in coccio, sono tutti inerti e vanno portati tutti all'isola ecologica. La pentola d'acciaio è meglio se voi mettete qua dentro una pentola d'acciaio si riempie subito il contenitore. È meglio le pentole portarle direttamente all'isola ecologica che raccolgono tutti gli altri materiali. La maglietta vecchia strappata va messa nell'RSU. Le lettiere dei gatti, le lettiere dei cani, la cacca dei cani va messa nell'RSU, non nella Porsu. Sacchetto grigio. Allora, la fornitura che vi stiamo dando, che stiamo passando a casa, a darvi a casa, vale per tutto l'anno. Se non bastano, penso che la procedura, ma poi ve la potrà confermare Paola, sia quella di acquistare presso il comune o presso la cooperativa i sacchetti. Vanno utilizzati questi sacchetti perché hanno il logo del comune e impediscono che altre persone lasciano in giro
i loro sacchetti, per cui noi raccoglieremo solo i sacchetti con il logo comunale. Sì, il problema è questo, perché altrimenti la gente ne importa. Vi spiego un po', dice. Allora, se state in silenzio un attimo, finisco. Do delle altre spiegazioni sul codice, visto che mi è stato richiesto. Allora, stiamo distribuendo nelle vostre case. Stiamo distribuendo nelle vostre case tutto il kit, quindi vi stiamo distribuendo un secchio blu, un secchio grigio, un secchio marrone e il contenitore degli oli. Inoltre il sacchettino trasparente per i RAE e i NEO, il rotolo dei sacchetti gialli per la plastica, il rotolo in Mater P per la Porsu e il rotolo grigio per l'RSU. Insieme a questi contenitori e sacchetti vi stiamo consegnando anche delle etichette con sui codici a barre. Questi codici sono come quelli che trovate sulle scatole dei prodotti che comprate al supermercato. Là identificano il prodotto e il prezzo, qui identificano la persona. Vanno appiccicati al contenitore marrone e al contenitore grigio. Il contenitore blu invece no, e sul contenitore verde qua dietro addirittura avete la sagoma. Vi conviene metterli qua sotto proprio il bordo del contenitore, perché così rimangono riparati dall'acqua e cose. Adesso, se visto che vi abbiamo consegnato questo questionario, adesso io leggerò le domande e poi guardiamo se qualcuno sa rispondere, dare la risposta giusta. Va bene? Allora, dove mettiamo la plastica che separiamo? Dimmi, guardiamo dove che la mettiamo. Rispondete. Perfetto, nel sacco giallo. Mentre come differenziamo la carta? Dai. Bravissimi. Dove mettiamo il vetro che separiamo? Perfetto, siete stati attenti, almeno qua. Dove mettiamo invece l'alluminio? Nel secchio blu, ma insieme al... Qual è la risposta? Insieme al vetro. Non insieme alla plastica, insieme al vetro. Cos'è l'RSU? Bravissimi. E invece la Porsu?
Sono scarti alimentari, va bene. In che secchio mettiamo la porso? Nel secchio marrone. In cosa viene trasformata la porso? In concimi naturali, non in pelle. Concimi naturali. Cosa fare con i fiuti separati in casa? Fuori dalla nostra abitazione nel giorno per spipenditi e li conferiamo alla piattaforma ecologica. Va benissimo, tranne qualche piccolo sbandamento sulla forsu e sulla plastica, sull'alluminio, dopo per il resto è andato tutto bene. Il voto ve lo danno le vostre maestre, noi ve lo diamo dopo aver fatto un po' di raccolte, perché vedremo cosa effettivamente fate e separate nelle classi. Faremo anche degli incontri nelle classi a vedere se effettivamente fate le cose giuste, eh? Perché lì vedremo effettivamente le cose che avete e cosa e come le separate. Allora, noi vi lasciamo il foglio, se volete ve lo compilate, in modo da avere un promemoria, e vi salutiamo, se mai lo possiamo anche raccogliersi, voi preparatelo, che lo raccogliamo. Sì. Vi salutiamo e vi ringraziamo per l'attenzione. Grazie.